Bentornati su N7 Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Prendendo spunto da alcuni vostri commenti, in particolare di Halogame 9716 e di Comandante Shepard, oggi vi racconterò una storia che si svolge durante i fatti di Mass Effect 3 e che può facilmente passare inosservata per il modo in cui viene presentata al giocatore. Come da titolo, mi riferisco alla triste storia del padre e in particolare della sorella di Joker, Hilary, di cui sentiamo chiaramente parlare dopo la missione su Tessia, da Joker stesso, ma di cui ci vengono forniti dettagli più importanti in una modalità abbastanza inusuale, e cioè ascoltando delle conversazioni sulla cittadella. Ovviamente spoiler alert per chi non ha ancora finito Mass Effect 3, e per chi rimane, cominciamo dal racconto di Joker, che come vi dicevo può essere ascoltato subito dopo la missione Priorità Tessia. Dunque Tessia, immagino che ora le Asari vorrebbero aver avuto meno danzatrici e più comando. Troppo presto? In caso tu non l'abbia notato, abbiamo appena perso qualche milione di persone. Non è il momento. La vedi questa? Tiptree. Una piccola colonia nel bel mezzo del nulla. Mio padre vive lì. E anche mia sorella. I razziatori l'hanno raggiunta 2 settimane fa. Pertanto puoi assumere che io sia consapevole della guerra in corso, comandante. A questo scambio di battute molto teso con Shepard fa seguito, più tardi, un aggiornamento da parte di Liara, che riferisce a Joker cosa ha scoperto circa i rifugiati di Tiptree. Joker, mi avevi chiesto informazioni su quella colonia umana, Tiptree. Ehi, Liara, non devi preoccupartene proprio ora. Un momento vale l'altro. Ho ricevuto rapporti sull'arrivo di alcune navi di rifugiati di Tiptree su colonie Salarian. Non ho ancora i nomi, mi dispiace. Si tratta per lo più di bambini. Beh, Gunny, Hilary, mia sorella. Gunny è un soprannome che usiamo da quando ha solo 15 anni, perciò se si tratta di bambini, allora forse ho perso soltanto mio padre. Una speranza davvero infelice. Jeff, per ora accetta qualsiasi speranza a tua disposizione. Grazie. Vale anche per te. In questo modo abbiamo quindi scoperto il nome della sorella di Joker, Hilary, e la sua età, circa 15 anni. E qui arriva la cosa interessante. Ci sono altri momenti in Mass Effect 3 in cui possiamo sentir parlare di una quindicenne di nome Hilary e della colonia di Tiptree, ed è durante le visite all'Huerta Memorial Hospital sulla cittadella. Vi ricordate le due Asari sedute a destra poco dopo l'ingresso? Passando vicino a loro si possono ascoltare un bel po' di conversazioni, 10 in totale, ma a parte il fatto che uno può anche non averle sentite tutte, specialmente se non si passa spesso dall'ospedale, direi che è abbastanza normale ascoltarle in maniera distratta e dimenticarsele subito dopo. Ora però ve le farò sentire tutte, così capirete come si collegano alla vicenda di Joker. L'infermiera dice che lei rifiuta di lavarsi e che vuole parlare solo con un'altra Asari. Se posso avere una pistola? No, purtroppo. Allora posso essere trasferita in un altro ospedale? Possibilmente non sicuro. Così potrò avere una pistola. O no? E niente umani. Trasferitemi dove volete, ma non voglio vedere umani. Gli umani sono nostri alleati. Non si fida di loro? Non è questo. Io... Come sono i miei occhi? Di che colore sono adesso? Forse potrebbe raccontarmi cosa è successo. Eravamo su Tiptree, un piccolo insediamento umano. Dovevamo assistere l'evacuazione. Il nemico stava atterrando. Solo ricognitori, quegli affari Turian. E un po' di quelli grossi. Eravamo sparse in mezzo continente a scortare i coloni alle navette, a sterminare mutanti. Direi che stavate facendo un ottimo lavoro. Posso avere una pistola? Mi sentirei molto meglio. Continui a raccontarmi di Tiptree. Eravamo in una piccola fattoria, dopo aver ucciso qualche ricognitore. Era tutto tranquillo. La mia navetta era stata chiamata altrove, quindi mi sono fermata per la notte. Ho cenato con gli umani e visitato la loro fattoria. Una di loro era una ragazzina con le lentiggini, forse di 15 anni. Voleva sapere tutto sui comando. Forse lei era la cosa più interessante che avesse mai visto alla fattoria. Già, diceva di voler diventare un pilota e io le ho risposto che le navi sono ambienti sporchi. Poi mi ha chiesto se volessi farmi una doccia.
Qui c'è scritto che era in servizio da oltre 3 settimane, no? E immagino che l'igiene personale non fosse tra le sue priorità. Sì, più o meno. Ero sotto la doccia con l'acqua calda che scorreva. A quel punto è arrivata Neaira. Neaira era un'altra cacciatrice della sua navetta? Sì, un'amica. Potevamo essere ben più che amiche, ma lei aveva un problema medico. Non si preoccupi, è tutto nella cartella. La ragazzina mi ha chiamata per avvisarmi del suo arrivo. La navetta doveva essere tornata in anticipo. Proprio quando uscivo dalla doccia, Neaira ha varcato la porta. Ma non era lei, non più. Sembrava brillare e i razziatori l'avevano sottoposta al solito trattamento. Era ricoperta di... non lo so... e sembrava brillare. Poi si è mossa, gli occhi nerissimi, e ha toccato un contadino, uccidendolo all'istante. Si scatena il panico e lei li ammazza tutti, toccandoli o sventrandoli in modo orrendo con i suoi poteri. Gli umani sono diventati poltiglia e io ero lì con un asciugamano e disarmata, con i mutanti che iniziavano a riversarsi nella stanza. Per la dea! Così sono fuggita. Sono scappata dalla fattoria verso le colline, portando la ragazzina con me. Volevo soltanto sopravvivere alla nottata. Nessuno avrebbe potuto fare di meglio. Al mattino ancora nessuna navetta. Poi si fa pomeriggio e di nuovo sera. Continuavo a nascondermi dai mutanti e da quei cosi Turian. Qui dice che la squadra d'evacuazione l'aveva data per dispersa. Dopo 2 giorni ero ancora disarmata. Le armi di quelle creature Turian non si potevano usare. Ho capito che nessuno sarebbe venuto a prendermi. L'unica era recuperare la mia radio alla fattoria. E la ragazzina? Era con me. Ha perfino ucciso qualche mutante. Con un bastone. E così siete tornate alla fattoria? Ci siamo avvicinate di soppiatto. Eravamo affamate, sporche. Per fortuna avevo ancora l'asciugamano. I cadaveri erano scomparsi. Trasformati in altri mutanti, ho pensato. Ma c'erano... dei contadini ancora in vita. Tenuti prigionieri. E c'era anche Neaira. A dirigere le altre forze. Riuscivo a vederla. Sarò stata a non più di 10 metri. Se avessi avuto la mia pistola... Poi cosa è successo? Ho raggiunto i prigionieri. La ragazzina li ha liberati. E a quel punto si sono messi tutti a urlare. I prigionieri erano indottrinati. Ma davvero? E quando è scattato l'allarme? Neaira aveva gli occhi neri. Sempre. Non solo per un istante. Mi sembrava di percepire i suoi pensieri anche da lontano. Gli umani si sono lanciati contro di noi. Ho usato i miei poteri. Volavano dappertutto. Vedere Neaira che li faceva a pezzi mi aveva sconvolta. Ma ora io li stavo spezzando a metà. E mi piaceva. Le scariche d'adrenalina possono fare questo effetto in battaglia. Forse ne ho uccisi più io che Neaira e i mutanti messi insieme. Lei li voleva vivi, per trasformarli. E io... Lei è sopravvissuta. Poi siamo fuggite, di nuovo. Ma eravamo bloccate. La ragazzina aveva la gamba rotta. Sanguinava molto. Ho abbattuto la parete di una stalla con un campo biotico. Ero fiera di me. Così ci siamo nascoste. Immagino vi avessero seguite. Sono una cacciatrice Asari. Nessun mutante può trovarmi se non sono io a volerlo. Ma la ragazzina insieme a lei? Aveva la gamba rotta. Piangeva. E Neaira la vidi attraverso un foro nelle tavole di legno. Si avvicinava con i suoi tremendi occhi neri. E Ilari, la ragazzina, non smetteva di piangere. Ci avrebbero sentite. Quindi cosa ha fatto? Secondo te? Oltre a congedarla per motivi medici, il governo vuole conferirle una medaglia. Con le informazioni che ha fornito quando l'hanno soccorsa, ha salvato molte vite. Però ha ucciso quei contadini. Erano indottrinati. È stata legittima difesa. E lo stesso vale per Ilari.
No, razza di scema. Lasciando la pistola in camera, quando mi sono fatta la doccia, io li ho condannati. Neaira, lei può almeno incolpare i razziatori. Io sono me stessa. Di che colore sono i miei occhi? Sono tornati a... Adesso posso avere una pistola. Vedrò cosa posso fare. Mamma mia, che storia, ragazzi. Ah, nel caso abbiate dubbi, vi dico che uno degli sceneggiatori di BioWare, Patrick Weeks, ha confermato quello che si intuisce ascoltando le conversazioni all'ospedale, e cioè che la ragazzina di nome Hillary di cui parla la cacciatrice Asari è proprio la sorella di Joker, che quindi è morta su Tiptree insieme, molto probabilmente, al padre di Joker. Storia veramente triste, ma al tempo stesso molto interessante, soprattutto per come ci viene raccontata, con questi indizi sparsi in dialoghi d'ambiente a cui di solito non si presta molta attenzione giocando. Tra l'altro ce n'è ancora uno che riguarda la vicenda e che si può ascoltare ai mercati della cittadella. Eccolo qua. Io non posso resistere ancora a lungo. So cosa intendi dire. Pensavo ci avessero preparati a tutto, ma questo... Quel comando Asari inizia a gridare ogni volta che mi vede. Mi sembra di sentirla anche quando cerco di addormentarmi. Dovrei essere qui per aiutarla, invece. È come se la facessi soffrire con la mia sola presenza. Non è colpa tua. Nelle sue condizioni, qualsiasi umano innescherebbe la stessa reazione. No, ho controllato la sua cartella. Sai la ragazzina di cui parla in continuazione? Somigliava a me. Forse dovrebbero assegnarle un'altra infermiera. Per concludere, c'è anche la possibilità di far finire ancora peggio questa storia, autorizzando la consegna di un'arma a Agent Goni, questo è il nome della cacciatrice Asari, tramite il terminale Spettro. Come potete immaginare, non è una scelta molto saggia, considerato lo stato mentale dell'Asari, e quindi non posso che sconsigliarvi di farlo. Non ci guadagnate niente, anzi, perdete qualche punto nelle risorse di guerra, per cui non ne vale proprio la pena. E con questo è tutto per il video di oggi. Spero che abbiate trovato interessante questa curiosità, che devo ammettere io ho scoperto su internet e non giocando a Mass Effect 3, e tra l'altro neanche subito, quindi magari qualcuno tra voi non l'aveva ancora sentita. Colpo di scena, vero? Ok, ci sentiamo al prossimo video. Ciao!